Buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro TG Sport. Vi stiamo praticamente raccontando quella che sarà la partita della Dacia Arena prevista per giovedì sera, una gara che si sta praticamente sviluppando già fuori dal campo, no? Con le tante notizie in merito al cambio d'orario, al cambio di giorno, ma non vediamo l'ora di vedere i bianconeri scontrarsi con i partenopei e cercare davvero di andare a rovinare loro la festa a scudetto. Andiamo con il servizio ad avvicinarci alla gara. Si avvicina la partita tra Udinese e Napoli con tutte le speculazioni che si sono fatte in queste ultime ore, ma possiamo anche dire in questi ultimi giorni su data, orario e gestione dell'ordine pubblico. Una gara infatti che si giocherà nella giornata di giovedì, quando inizialmente era stata calendarizzata per martedì, ma come ormai è noto, lo slittamento del match tra Napoli e Salernitana ha creato un effetto domino che ha colpito appunto l'Udinese, che andrà a posticipare poi anche la gara contro la Sampdoria. E dopo aver deciso la data della sfida con i partenopei sono nate le problematiche relative all'orario che avevano inizialmente allarmato il prefetto di Udine Marchesiello, che aveva chiesto l'anticipo del match alle ore 18. Ebbene, alla fine l'anticipo non ci sarà, con le due squadre che scenderanno in campo regolarmente, per così dire, alle ore 20:45. In tutto ciò, per una partita che fuori dal campo, come avrete notato, è già più che iniziata, c'è una partita che in campo dovrà essere giocata e sarà una partita che per l'Udinese dovrà essere quella del riscatto dopo l'opaca prestazione di Lecce. Sottil ha chiesto ai suoi uno scatto d'orgoglio per rimandare la festa del Napoli, che con un solo punticino sarebbe campione d'Italia, sempre che la Lazio non faccia harakiri col Sassuolo, altrimenti Osimhen e compagni festeggerebbero direttamente dal divano senza neanche dover scendere in campo. Scatto d'orgoglio, si diceva, sì, perché l'Udinese ha l'obbligo di provare a centrare l'ottavo posto, che dista soltanto 3 punti e che non è da considerare ancora perduto, nonostante il calendario delle zebrette non sia per nulla facile. In tutto questo, il tecnico di Venaria Reale deve ancora capire chi avrà a disposizione nel reparto offensivo, quest'anno davvero falcidiato dalle assenze. Impossibile ci sia success, si valutano di giorno in giorno Pafundi e soprattutto Beto, anche se le sensazioni, a dire il vero, non sono del tutto positive, e quindi probabile è la conferma in blocco dell'11 visto in Puglia, con ancora il buon Nestorowski davanti, anche se Masina insidia il distratto Udoge sulla corsia mancina. L'Udinese quindi proverà a rimandare la festa a scudetto, come accaduto già 3 anni fa, quando in piena estate la Juventus di Sarri fu battuta alla Dacia Arena per 2-1 dalle reti proprie di Nestorowski e di Fofana in pieno recupero. Se così non dovesse andare, a festeggiare saranno i prossimi campioni d'Italia del Napoli, come accaduto nel 2002, anche 21 anni fa. Infatti, Udine fu il campo dello scudetto con la Juventus, che vinse 2-0 in quell'ormai celebre 5 maggio. Allora, il nostro Alessandro Sursa ha già anticipato, anzi, o meglio, riassunto quelle che sono state le problematiche relative all'organizzazione di questa gara che si andrà a disputare giovedì, quindi alle 20:45, è ufficiale. E abbiamo ascoltato Franco Collavino, il direttore generale dell'Udinese, che ha proprio raccontato quelle che sono state le problematiche organizzative. La partita è confermata per giovedì alle 20:45. Questa è un'ottima notizia, prima di tutto perché non ci sono ulteriori spostamenti e poi perché viene anche confermato l'orario della gara alle 20:45. Questo consentirà anche a tutti gli abbonati dell'Udinese di poter venire allo stadio, di poter venire a vedere la partita. Ovviamente il timore era che in caso di anticipo e quindi di partita pomeridiana, con molti tifosi che sono al lavoro, che non potessero venire allo stadio, quindi la conferma dell'orario alle 20:45 ci rende soddisfatti da questo punto di vista. Ecco, Udinese-Napoli è sempre una partita un po' osservata speciale sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza. Ci sarà probabilmente anche il Napoli che farà festa per questo scudetto. Ci sarà bisogno di un intervento ulteriore per garantire la sicurezza allo stadio. Sì, è chiaro che è una partita particolare, capita raramente che una società venga a vincere lo scudetto a Udine. È capitato l'ultima volta 21 anni fa, e quindi è chiaro che è una partita con un'attenzione particolare, ma ritengo anche che la Dacia Arena sia una struttura moderna, accogliente e che abbia tutti i requisiti per ospitare una partita di questo livello. Abbiamo ospitato diverse volte la nazionale italiana, abbiamo ospitato il campionato europeo Under 21, con i complimenti
ovviamente anche dell'UEFA per aver soddisfatto tutti i requisiti anche strutturali dello stadio, quindi riteniamo anche che questa partita potrà essere gestita in maniera corretta sotto tutti i punti di vista. C'è secondo lei un appello da fare alla tifoseria? La tifoseria friulana è una tifoseria civile e ospitale, quindi non credo ci sia la necessità di fare dei particolari appelli. È chiaro che è una grande quella di giovedì sera potrà essere una grande giornata di sport e quindi ci auspichiamo innanzitutto una grande partita e magari anche una vittoria dell'Udinese. Allora andiamo ad ascoltare anche il direttore tecnico Pierpaolo Marino, che si è concentrato proprio sulla sfida che si terrà alla Dacia Arena contro il Napoli, soprattutto sulla mentalità che dovrà tenere la squadra di Andrea Sottile. L'Udinese intanto la dovrà affrontare in maniera diversa da quella di Lecce, dove non siamo stati all'altezza del nostro valore, delle nostre potenzialità, e non ci diamo pace per questo. E quindi l'Udinese, conoscendo la squadra, avrà una reazione d'orgoglio, anche se siamo falcidiati da molte assenze. E l'Udinese non è quella vista a Lecce, quindi sono sicuro che questo gruppo di giocatori saprà fare una figura migliore, magari all'altezza delle partite che abbiamo fatto quest'anno col Milan, con l'Inter, con la Roma, con l'Atalanta stessa, con la Lazio. Ieri ospite a Udinese Tonight Sandy Lovric, il centrocampista dell'Udinese, che si è raccontato e ha parlato anche di quella che è la sua crescita all'interno del club bianconero. Arrivato in questa stagione ha subito guadagnato la titolarità e sta davvero crescendo esponenzialmente. Andiamo a sentire la sua in merito a questo. Io credo che la tua prima in Serie A sia una gran bella stagione. Che dici personalmente? Sì, fino adesso sì. Ci sono ancora 6 partite dove posso fare ancora di più. Puoi migliorare, sì, certo. Puoi migliorare. Certo, magari ci sta ancora un gol o due o un assist importante. E come dico sempre, per me è più importante aiutare la squadra o con un gol, con un assist, con una buona prestazione, con una scivolata se abbiamo bisogno. Però sono, per il primo anno, sono contento, però come sono io, dico sempre, essere contento è un po' pericoloso, perché se sei contento ti fermi, così voglio crescere ancora in tutti i punti, in tutti gli aspetti, dalle statistiche, nel gioco, nel tutte le fasi, voglio crescere ancora, e con questo dico bene fino adesso, però voglio ancora meglio e ancora di più. Poi in tutti questi mesi in cosa tu ti senti migliorato da parte dello staff, da parte del campionato della Serie A? Quanto tu, diciamo, ci hai guadagnato e quanto tu ci hai messo per migliorarti? Penso tanto, perché quando hai l'esperienza a giocare a Serie A, poi vedi ogni partita, vedi come importanti sono i dettagli, come se fai magari un piccolo errore è subito gol a quel livello, e quelle sono cose dove devi essere ancora più concentrato, vai ancora più nel dettaglio per quelle cose, e così fai la crescita, perché sei più concentrato a tutte le cose, a tutte le piccole cose, a tutti i dettagli, e così fai il step per step per fare la crescita. E allora, altro ospite gradito ieri a Udinese Tonight, Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Udinese, ha parlato proprio in qualità di mister su quali sono le motivazioni che proprio un allenatore percepisce sul finale di stagione. Andiamo ad ascoltare che cosa ha detto. Allora, guarda, questo ovviamente adesso tornando seri, ovviamente è un tema un pochino legato poi anche ovviamente a quella che è la struttura del campionato, perché anche a noi è capitato di arrivare, no, con un ottimo mese fino a gennaio. Mi ricordo, pareggiamo con la Juventus, che poi è stata campione d'Italia in casa al Friuli 0-0, poi
andammo a vincere a Empoli 2-1 contro l'Empoli di Sarri, in quel momento si respirava un pochino la sensazione che si fosse, no? Ci fosse, diciamo, già salvi, tra virgolette. E quello è il momento in cui scatta la difficoltà. Perché? Perché paradossalmente l'Europa magari non è raggiungibile, non è raggiungibile. E è una cosa inconscia, è una cosa inconscia, una cosa su cui sicuramente io poi lo so per certo, perché sia il Padron Pozzo da Gino, ma sicuramente anche adesso il direttore Marino, che ha una grandissima esperienza, è una cosa anche su cui il club cerca in tutti i modi, no? E lo sappiamo, di motivare, di trovare delle. Ed ora passiamo alla prossima gara in casa, Dacia Arena, non quella contro il Napoli, ma quella contro la Sampdoria, perché ci sarà ancora un appuntamento all'insegna della passione bianconera. Infatti, lunedì 8 maggio alle 18:30 i bianconeri sfidano i blucerchiati. Per l'occasione ritorna l'appuntamento con il D-Day, la giornata speciale riservata a tutto il calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione con il comitato regionale FIGC-LND. Un appuntamento tradizionale per riunire alla Dacia Arena nel segno dello spettacolo della Serie A tutto il movimento regionale di base che da sempre vive di passione per i colori bianconeri. La tariffa D-Day prevede la possibilità di acquistare un biglietto a 1 euro in tutti i settori, ad eccezione della curva nord, fino al raggiungimento di 4.000 iscritti facenti parte della società affiliate. Inoltre, per tutti gli under 18 viene confermata la tariffa unica a 5 euro in tutti i settori. Ovviamente tutte le informazioni sono riportate sul sito udinese.it che vedete in sovraimpressione. Passiamo ora invece al torneo delle nazioni, perché la Repubblica d'Irlanda ha vinto il torneo con l'Italia che trova la sua soddisfazione nel miglior giocatore del torneo in Vincenzo Prisco. È andata in archivio la 19ª edizione del Torneo delle Nazioni, ormai consolidata kermesse giovanile, internazionale, anche transfrontaliera, visto che si gioca in Italia, Austria e Slovenia. Al campo Cola Ussi di Gradisca di Sonza ha festeggiato un po' a sorpresa la Repubblica d'Irlanda, capace di fare un percorso netto e sollevare la coppa al cielo del Friuli Venezia Giulia, rappresentato sempre alla grande da questo torneo che attira tanti appassionati, curiosi e anche addetti ai lavori per scoprire i gioielli del prossimo futuro. La formazione irlandese ha vinto il girone a punteggio pieno con un doppio 3-1 rifilato ad Arabia Saudita e Repubblica Ceca, che era data favorita nel girone. Alle semifinali i ragazzi di Donoghue avevano eliminato l'Austria prima di dare il ben servito anche all'Italia, superata 2-1 in finale con i gol di Hayes e Noonan a vanificare il provvisorio 1-1 di Thomas Campaniello. La punta in forza all'Empoli aveva portato gli azzurrini di Favo in finale con un rigore al cucchiaio nella semifinale contro la Slovenia, dopo aver superato il girone con 7 gol fatti e 0 subiti. Inutile anche il rigore parato nel finale da Longoni, portiere del Milan, all'attaccante irlandese Noonan, perché nel finale l'assalto azzurro ha prodotto un palo dello stesso Campaniello e un tiro parato di Comotto. Ci ha provato la formazione padrona di casa, avrebbe anche meritato almeno di allungarla la gara, ma l'Irlanda è stata più compatta e ha potuto festeggiare al meglio dopo il suo rientro al torneo delle nazioni dopo qualche anno di assenza. Una stagione fa l'Italia aveva vinto la 18ª edizione e questa volta ha invece ceduto lo scettro con la consapevolezza di potersela tornare a giocare l'anno prossimo alla storica 20ª edizione. Per cui la macchina organizzativa friulana di Nicola Tommasini è già all'opera. D'altronde, come riconosciuto dal coordinatore delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi, le selezioni under italiane stanno facendo un gran percorso. Dispiacere per il risultato sportivo, certo, ma grande soddisfazione per Vincenzo Prisco, centrocampista del Napoli, che ha vinto il premio MVP intitolato a Lorenzo Toffolini e premiato dal figlio Luca, la moglie Sonia e il DG bianconero Franco Collavino. Un premio assegnato da Edirei a Gigi Del Neri e Bruno Pizzul, che può far sorridere almeno il giovane numero 14, miglior giocatore del torneo. Ed era nell'aria, ma adesso è ufficiale, la Libertas Martignacco dovrà lasciare la categoria di Serie A2 e invece Talmassons, ecco qui vediamo tra l'altro il comunicato ufficiale dove si va a dare questa notizia. Andiamo a sottolineare alcune frasi. Per il volontariato ci ha sempre sostenuto e contraddistinto, ma le nuove norme sul lavoro sportivo ci impongono una revisione della struttura
struttura societaria. Per questa ragione riteniamo responsabile e opportuno rinunciare per la prossima stagione alla Serie A2, categoria che ci ha regalato grandi emozioni, ma che ha anche assorbito molto del nostro impegno. A proposito di questo, andiamo a vedere il servizio riassuntivo che ci parla anche della situazione invece di Talma Sons, che parte dalle certezze di questa stagione per riconfermarsi nella prossima tra le grandi. Era nell'aria da giorni, anzi da settimane, da quando si prese atto delle dimissioni del presidente Fulvio Bulfoni, che occupava la carica dal 2020 dopo essere subentrato a Bernardino Ceccarelli. Poi c'è stata la partenza di coach Marco Gazzotti, ufficializzato in questi giorni sulla panchina di Mondovì, che ha annunciato anche l'arrivo in Piemonte della giocatrice Veronica Allasia, che era stata tra le migliori del campionato in cabina di regia proprio a Martignacco. Ebbene, come detto, era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità. L'ITAS Martignacco non parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 femminile di volley, facendo un grande passo indietro, promettendo però che si tratta soltanto di un arrivederci. Passando alle notizie più positive, c'è una CDA Volley Talma Sons che invece vuole continuare a stupire dopo le semifinali playoff ottenute quest'anno con ancora più convinzione rispetto alla passata stagione. Confermatissimo ovviamente coach Barbieri, autentico ideatore di questa cavalcata al pari del suo staff, a cominciare dal vice preparatore atletico Fabio Parazzoli. Resteranno anche il team manager Andrea Altamura, lo staff medico guidato da Fabio Tenore, composto dal fisioterapista Gallici, dall'osteopata Toneatto, dalla nutrizionista Anna Zuliani e dal medico sociale Giovanni Piccolo. Insomma, squadra che vince non si cambia, squadra che intanto giovedì ha in programma la cena conclusiva di fine anno con gli sponsor, dopodiché ci sarà il meritato rompete le righe. Questo era l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo domani come sempre con il TG Sport alle 19. Una buona serata a tutti voi.